Carissime amiche ed amici, bentornati sul mio canale. Sono felicissima, davvero contenta ed emozionata, ma credetemi, un'emozione sincera, genuina, senza inganni o senza far finta, perché io nella mia vita mi sono sempre accontentata delle piccole cose, ma soprattutto ho gioito sulle piccole cose, dalle piccole cose ho sempre cercato di trarre giovamento, gioia, quello che volete. Quindi io sono non certa, ma di più, che non ci sarà niente di tanto trascendentale in questo calendario, però la mia gioia e la mia emozione è infinita. Allora, sono 24 caselle, non avrei mai pensato un giorno di poter aprire il calendario, e partiamo dalla numero 1 e troviamo Ma Naris. No, scusate, perché mi inizio a far male, un attimo solo. Hanno ragione gli altri youtubers quando dicono che si fanno male. Troviamo questo smaltino rosso, proprio natalizio, super natalizio, bene. Poi andiamo con il numero 2, non mi ridono proprio i sensi, non fateci caso, perché purtroppo io sono fatta così, non posso farci niente. Numero 2, che cos'è? Ah, ho capito, la limetta per le unghie, e va più che bene, anche se qua si è un po' sbeccata, forse sono stata io stessa a rovinarla. Va bene, andiamo avanti. No, vabbè, che bello, credetemi, sono troppo felice, mi viene anche da piangere. Numero 3, sono troppo emozionata. Il numero 3 è un rossetto, che bellino, bello, no, che bello, ed è questo qui, cioè guardate che bello, che bel rosso, cioè stupendo, che bello, no, vabbè. Poi numero 4, ed è questo qui, lungo, ragazzi, mi viene anche da piangere, cioè, ma credetemi, cioè, io non sono normale, l'ho sempre saputo, però è più forte di me, no, vabbè. Una bambina scema, c'è questa matita, questo lip liner pencil, ed è questa matita qui. Belle, che, ma veramente, proprio cose molto 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 carine. Poi andiamo con la 5. Io l'ho sempre detto che non sono normale, quindi adesso avete avuto conferma anche voi. La numero 5, Donde Estás? No, vabbè. Numero 5, Donde Estás? Questo è l'1, l'abbiamo fatto. No, vabbè. No, ragazze, non riesco a trovare la numero 5. È meglio che guardo dietro, vediamo. La numero 5, dove è posizionata? Cioè, manco qua sta la numero 5, cioè scomparsa. Alla numero 5 dovrebbe stare qua al centro, vediamo, scusate, cioè, ma ci ho messo un'eternità per trovarla a 5, perché i numeri non si vedono proprio, poi è tono su tono, vabbè. La numero 5 ha un temperino che fa sempre comodo, perché dobbiamo dire, cioè, sono incastrati in una maniera incredibile. Questo è il temperino.
della numero 5. Andiamo avanti con il coltello, io proprio professional. No, vabbè, la numero 6. Mo' dobbiamo stare 3 ore per cercare la numero 6, perché i numeri sono... Ah, ecco, questa è la numero 6, questa qui. E quindi vediamo che cosa sarà. Ed è un lip liner, se non vado errato. Sì, vediamo. Ah, è un mascara in formato piccolino. Che bello! Poi andiamo alla numero 7, che è questa qui di sopra. Che carina, è praticamente una palettina piccolissima, però bellissima. No, guardate, cioè, che cos'è la palettina di Barbie? No, vabbè. Cioè, no, vabbè. Però è scrivente. Scrivente. Bella, sono proprio delle mini palettine da viaggio, molto 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 carina, mi piace. Poi, dopo la 7, andiamo al numero 8. Numero 8 è questa qui, sta qui sopra. Andiamo ad aprire. Che bellina, ma che bellina, vediamo l'ora, se ce la faccio. Che carino, questo è un lip gloss, non è che io li amo tantissimo, però questo è il lip gloss, molto 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 carino, e questo è il numero 8. Poi andiamo con il numero 9. Numero 9, numero 9, dove stas? Numero, questo è il 16, 12, 10, 18. E dove sta il numero 9? No, vabbè, ah, eccolo. Allora, la forma, questa qui, mi fa capire che sarà un'altra palettina. Ah, no. Questo è praticamente il solito elastico del Kaiser che mettono in tutti i calendari dell'avvento. Va bene, non fa niente. Andiamo a cercare la numero 10, che è questa qui. Questo mi sa tanto che sarà un altro smaltino per la forma. Vediamo un po'. Sì. Carinissimo. Bello, che bel punto di rosa, bellissimo. Bellissimo, mi piace davvero tanto, 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 tanto. E io odoro anche, cosa odoro? Vabbè. Quindi due smalti. Poi, dopo la numero 10, andiamo alla numero 11. Numero 11, 11, 11, ecco qua. Questa è la numero 11 e mi fa pensare che qui sotto ci sia un'altra palettina piccina. Sì. Ma come sono cari? Cioè io ho mai vista una palettina così, così bella. Cioè piccolina così. Mi piace tantissimo, veramente è carinissima. Cioè guardate. Molto 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 carina, cioè ragazzi a me sta piacendo. E poi non vi dico, anche il cartone è bello duro, cioè io ho visto calendari che si disfavano come niente. Poi passiamo alla numero 12, che è questa qui, la numero 12, ed è una bella casella grande. Una delle più grandi, vediamo cosa c'è all'interno. Ma sciè! No, vabbè. Ah, vabbè, queste sono praticamente
le solite cose che mettono in tutti, cioè praticamente una casellona così grande per aver messo dentro le stelline, che se le potevano anche risparmiare. Vabbè, dai, non fa niente. Andiamo al numero 13. Numero 13, ed è questo qua. Praticamente è lungo, quindi dovrebbe presumibilmente contenere una matita, penso, o qualche altra cosa. Infatti c'è una matita, cioè durissimo veramente da prendere, cioè guardate come sono incastrati, una matita nera, eccola qui, e quindi fa sempre comodo avere la matita nera, quindi sono praticamente due matite, una per le labbra e una per gli occhi. Andiamo al numero 14. Numero 14, ed è questo qua. Vediamo cosa c'è. Numero 14, un altro rossetto. No, vabbè. Bellissimo. Mamma mia, che bel colore. Cioè, guardate, un fucsia spettacolare. Invece questo qua è un rosso, bello, bellissimo, bellissimo. Poi andiamo avanti con la casella numero 15, questa qua l'abbiamo fatta, numero 15, aia, mi sono fatta pure male, accidenti, ed è questa qua che sembra grandicella, vediamo cosa c'è. Ah sì, vabbè, questo si trova quasi sempre nei calendari, ed è l'affare che alla casella numero 15 io l'avrei evitata per mettere praticamente per fare la pedicure, ecco, ora te la fa. Andiamo avanti con la 16, ed è questa qui lunga, questa, vediamo un po'. No, veramente, troppo troppo bello. Che carino. Questo invece è una tinta, perché è un lip gloss, mentre questo qui è molto trasparente, questo è bello strong, cioè mi sta piacendo tantissimissimo. Quasi quasi mi vado a comprare l'altro. Il 16, andiamo al 17. Il 17, dov'è? Questo è il 18, il 23, il 22, il 17. Dove stas? No, vabbè, non lo riesco a trovare, ragazze. 16. Vabbè, questo è il 24, il 19, interrompo un attimo. La cosa bella di questo calendario è che non soltanto dietro c'è lo spoiler, che guardi però comunque non tanto fai caso, ma ti dice anche dove sono posizionati i vari prodotti, cioè top. Questo 17 è piccolissimo. Vediamo cosa c'è. E che è? Che è spro? Se la potevano anche risparmiare. Ah, ho capito che cosa sono. Però diciamo che sì. Sono praticamente delle stelline per le nail art. Oddio, non sono proprio male. Dai, andiamo avanti. Al 18, come sono felice. Al 18. No, vabbè. Ma almeno mettete i numeri più grossi. Il 18 è questo. Mi sa tanto che c'ha la forma di un altro smalto. Sì, infatti.
sono figli, troppo bello, cioè troppo bello. Allora, questo è un altro smalto, quindi fa parte della stessa linea, diciamo, ed è questo dorato, quindi proprio ideale per il Natale. Questo no, ma rosso e dorato si può fare una bellissima manicure, è un bel gioco di colori. Bene, dopo il 18 andiamo al 19, che è questa striscia così, ma vediamo, cioè anche se hai visto lo spoiler non ti puoi ricordare di tutti i prodotti che ci sono all'interno, ed è questa matita eyeliner pencil. Quindi abbiamo due matite, nera per le labbra e anche questa qui che è marrone, bella 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 bella. Poi dopo il 19 andiamo al numero 20, 21 sta qua e il 20, dove sei? No, scusate, ecco qui il 20. Cioè io dico soltanto una cosa, il calendario è stupendo, fatto anche molto bene. Io ripeto, ho guardato certi video che facevano proprio piangere a livello proprio di cartonato, di confezione. Però mettete dei numeri più grandi, che le persone che si devono cercare gli occhi. Questo è il numero 20, cioè tono su tono, come fa una persona a vedere? Vabbè, è l'unica critica, aia. No, cioè è stato fatto questo calendario in una maniera che voi non potete neanche immaginare. Un altro rossetto bello, questo è un color nude, sicuramente se ne vedrà bene azzurra, perché io sono colori che non uso. Quindi tre rossetti e questo qua è un nude. Bene, andiamo al 21, non finirà mai questo video, al 21 che l'ho visto prima, eccolo qua, questo è il 21, questo qui, c'è anche con le caselle già aperte, rimangono, cioè rimane perfetto il cartone, eh? Un'altra palettina, e sono praticamente tre, queste sono le palettine, piccole, molto piccole, però carinissime. Quindi questa qui che ho trovato è sui grigi, insomma. Poi andiamo alla 22, che è questa qui. Alla 22. Un altro gloss. Questo è rosso, proprio bello, eh? Quindi questi qua sono i gloss, sono davvero contentissima. Fatta la 22, andiamo alla 23, che è questo qui piccolissimo. E che è? No, vabbè, c'è questo qua, che cosa me ne faccio? Ditemi voi se si può mettere al 23 su piumine. Vabbè, comunque sono contenta lo stesso. Andiamo alla 24. Yeah. Che bello, questo mi piace proprio tanto 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 tanto, ed è un bronzer bellissimo, bello, è praticamente una terra, ecco, bellissimo, cioè proprio bello 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 bello, mi piace davvero tantissimo. Questo è il calendario, peccato che si è rovinato, perché
l'avrei voluto conservare, lo amo tanto, 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 tanto. Comunque sono tanto, tanto felice di averlo aperto e di aver trovato tutti questi prodottini. Veramente sono contentissima, davvero troppo, 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 troppo contenta. Questi sono i prodotti. Spero che questo video vi piaccia. Un bacione a tutte le persone che mi sostengono e che mi vogliono bene. E nulla, è un calendario che comprerei altre 1000 volte, anche per il contenuto, perché io l'ho sempre detto, sono una persona che ama le cose piuttosto povere e non le cose di un certo valore. Quindi sono davvero troppo, 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 troppo contenta e felice, anche emozionata. Mi mancherà il calendario così com'è, io non sono normale, l'ho sempre detto. E nulla, alla prossima, un bacione, ciao!